Ciao da lunadividlab.it. Oggi andiamo avanti con la storia dell'arte bizantina e vediamo il missorio di Teodosio I, che è un grande piatto d'argento scoperto in Spagna nel 1847, che è stato tagliato diagonalmente a metà con una lama, o da chi lo aveva nascosto sottoterra o in un tentativo di trafugamento. Lungo il bordo c'è un'iscrizione incisa che ci dice che il piatto è stato realizzato nel 388, in occasione della celebrazione a Tessalonica del decimo anno di regno dell'imperatore Teodosio I, che aveva a quel tempo 42 anni. Ciò che è rappresentato a sbalzo sul piatto è una suggestiva teofania imperiale, che da un punto di vista iconografico e stilistico presenta molti punti di contatto con i rilievi della base dell'obelisco che abbiamo visto la scorsa volta. Al centro c'è Teodosio, seduto su un trono senza spalliera davanti ad un'elegante struttura architettonica con timpano e ritmata da quattro colonne corinzie. Lateralmente troviamo le figure leggermente più piccole dei coimperatori, Valentiniano II a sinistra, Arcadio a destra. Accanto a loro ci sono due guardie che tengono un grande scudo ovale e la lancia. La Divina Maestà dei tre imperatori è messa in risalto dal nimbo, attributo di valore cosmico che simboleggia lo splendore che emana la loro stessa persona. Questo qui è Arcadio. Vedete che nella mano sinistra tiene il globo, come pure ce l'ha Valentiniano II, perché questo è l'attributo del signore e dominatore del mondo, il cosmocratore. Però Arcadio fa il gesto dell'adlocuzio, mentre l'altro stringe lo scettro. Entrambi hanno inoltre un diadema perlato e la clamide ricamata. Sui loro troni ci sono raffinate ornamentazioni eseguite a cesello. Il capo di Teodosio è cinto da un diadema con doppio giro di perle, interrotto sulla fronte da una gemma incorniciata di perle. Ha grandi occhi con gli angoli esterni rivolti verso il basso e il naso lungo e sottile. Anche l'ovale del volto è allungato. La sua espressione sembra distaccata. Tutti e tre i personaggi imperiali hanno questo volto impassibile, sono quasi delle maschere, non sembra trapelare alcuna emozione, ma solo un sottile sentimento di trasognato appagamento. Indossa vesti preziose, una tunica bordata di ricami e la clamide, che ricade con ritmiche pieghe e curvilinee, ed è fissata sulla spalla destra da una preziosa fibula con tre pendenti di perle, e mostra un ampio risvolto ricamato. Il cuscino, il trono e il suppedaneo sono finemente istoriati. Con la mano destra consegna i codicilli ad un personaggio, rappresentato in scala minore, che li riceve coprendo le mani con un lembo della propria clamide. Considerando il fatto che l'imperatore investiva personalmente solo le più alte cariche dello Stato, si pensa che questo personaggio possa essere il potente prefetto del Pretorio d'Oriente di quel tempo, lo spagnolo Cinegio. La composizione di tutta la scena che abbiamo visto è essenziale. L'astrazione della rappresentazione della corte imperiale è spinta all'estremo. I volumi delle figure sono forme quasi levitanti avvolte nei morbidi tessuti delle vesti, ricche di pieghe. Al di sotto di questa scena abbiamo invece una figura femminile, identificata con la Tellus, la terra, che evidentemente simboleggia la fecondità e la prosperità dell'impero governato dalla dinastia di Teodosio. Essa è rappresentata in una posa quasi teatrale, sdraiata tra spighe di grano, e rivolge lo sguardo verso l'alto, riconoscendo nel sovrano in trono il suo signore e padrone, al quale i putti che la circondano offrono festosamente i doni della sua abbondanza. Il leggero panneggio lascia intravedere la nudità della donna. Il grande piatto ha un diametro di 74 cm e il peso è di 15,35 kg. Il peso in libbre è precisato in un'iscrizione greca posta sul retro. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!